Ragazzi, guardate, Ponticello, non male. Cioè, vuoi mettere? Balla un pochino. Oh, vedremo se ce la faccio, perché c'è un tratto esposto e io un po' di vertigini le soffro. Wow! Ed eccoci qua, amici, con una nuova uscita fotografica. Vado a vedere se ci riesco. Una cascata molto particolare, molto interessante. C'è un po' da sfaticare, da un po' che non uscivo, quindi vediamo se sono ancora in allenamento o se mi sono fiaccato totalmente. La Panda 4x4, questo è un ottimo strumento. Da un po' di tempo a questa parte mi trovo bene a tenere l'attrezzatura con la mirrorless EOS R5 Canon, tutto il sistema nello zaino, che è il sistema più pesante, un po' più ingombrante, e tengo qui sullo spallaccio la Fuji X4, molto piccolina, leggera. Adesso qui ho un 16 mm su APS-C, ovviamente posso utilizzarla per fare degli scatti così, diciamo, ricordo o al volo. Chissà, magari in futuro, quando mi stancherò di tutto il sistema mirrorless pesante, mi butterò su Fuji, utilizzerò quello, chi lo sa. Dopo circa un mese di pioggia sono riuscito finalmente a fare un'uscita fotografica e ho deciso di andare su un posto molto particolare. Qua già si cominciano a vedere le prime cascate, per capire un po' qual è il percorso che devo fare. Guarda che bella, lì è una cascata bella bella alta. Vista la particolarità del percorso, però, ti consiglio di visitarlo prevalentemente in estate o primavera. Questa è una prima cascata che sono riuscito a trovare, tuttavia non mi fermo qui a fare delle foto perché semplicemente la luce è troppo dura, arriva all'interno di questo piccolo spiraglio e comunque c'è un contrasto troppo forte, non ci tirerei fuori nulla di interessante, per ora dovrei avvicinarmi molto di più. Tuttavia l'obiettivo è un altro, quindi io devo scendere, stando anche un po' attento perché mettono anche i cordini per sicurezza, perché non è poi così semplice, diciamo. E qui siamo decisamente più vicini alla cascata, molto carina. E ragazzi, guardate, Ponticello, non male, da fare tenendosi duro, non fare in caso di pioggia. Ammetto che in questa parte del percorso avevo cominciato a dubitare sul percorso stesso, pensavo fosse un po' sopravvalutato, ma poi ad un certo punto ho cominciato a vedere degli scenari veramente molto belli. Qua non è che ci arrivano tanti di quelli che fanno le passeggiate così in scioltezza, comincia ad essere una cosa un po' più complessa, ma guarda che posto. Cioè, vuoi mettere? Adesso dobbiamo passare su questo ponticello che un po' di sicurezza, ma tutto sommato è tenuto bene, balla un pochino. Oh, però guarda che posto, che bello. Eccoci qua, guarda che acqua, è una cosa spettacolare. Ecco qui, cambio fatto, messa via la Fuji, la riprenderò in mano dopo, casomai quando risalgo metterò via tutta l'attrezzatura pesante, visto anche il percorso. Canon EOS R5 con i 14-35 che utilizzo in modo più comodo in questo contesto, guarda, con tutta il polline. La luce è molto dura, ma non è il posto che volevo fotografare. Spero di trovare un contesto migliore dove voglio portarti. Una cosa che non sai è che mentre stavo registrando questa parte del video, onestamente non sapevo se sarei riuscito ad arrivare all'obiettivo che avevo in mente, per via di un passaggio di cui ti parlerò fra poco. Questo contesto potrebbe tornare bene dopo il ritorno, magari con il treppiede, con un filtro neutro. Adesso non metto su niente perché c'è un passaggio piuttosto complesso da fare, lo vedrai fra poco. No, non è questo il passaggio, ovviamente qui ci sono dei ponticelli fatti molto bene, bisogna stare solo un po' attenti, ma era la parte successiva che mi preoccupava un pochino. E questo, amici, è il posto dove sto andando, vedremo se ce la faccio, perché c'è un tratto esposto e io un po' di vertigini le soffro, quindi vediamo.
che flash! Ecco dove volevo portarti. Qua. Credo non serva aggiungere altro. Qua abbiamo uno spettacolo della natura. Il momento giusto con il periodo quando la neve ha piovuto tanto nei giorni scorsi, sta venendo giù tanta acqua. Che spettacolo. Wow. Senza parole. Per fotografare la cascata ho deciso di utilizzare un filtro neutro da 9 stop, che è il kit, quello della Freewell, l'ultimo che ho recensito, che ho provato. E andrò a cogliere proprio il movimento dell'acqua. Inizierò prima con degli scatti con dei tempi molto lunghi. Dopo mi porterò su degli scatti intorno a un 25esimo di secondo, perché voglio tentare di fare una cosa differente, ma iniziamo una cosa per volta. Con i 14 mm è letteralmente impossibile riuscire a catturare tutta questa location, questo spot, perché è immenso, è incredibile. Qui si potrebbe anche scendere, ma io da solo con tutta l'attrezzatura sarei un po' in difficoltà. Quindi magari farò un'altra uscita, magari con Flavio, così ci diamo una mano per scendere. Altrimenti scendo non torno più su. Faccio un paio di foto in verticale in modo da cercare di sfruttare l'altezza del contesto. Sto utilizzando attualmente un polarizzatore in modo da gestire un po' dei riflessi della luce del sole che è praticamente alle mie spalle. Non posso nascondere il fatto che dopo la sorpresa iniziale, la bellezza di questa location, entra in gioco un po' di amarezza. Entra in gioco un po' di amarezza perché la prospettiva dalla quale posso fare delle foto è sostanzialmente soltanto questa. Non ho margine di manovra, potrei scendere, ma non lo faccio per questioni di sicurezza. Non posso nascondere questa cosa. Arrivo qui, posto bellissimo, ma non riesco forse a trovare la foto che voglio. Non ho elementi in primo piano da poter sfruttare per applicare le regole basilari della fotografia di paesaggio. Magari a casa poi guardo le foto e trovo qualcosa che mi soddisfa tantissimo, che mi piace. Però ora, in questo momento, non posso negare questa sensazione. Rimane il fatto però che il posto è bellissimo e sicuramente mi porto a casa il ricordo di questa splendida cascata in questo posto magnifico. Ho messo via la Canon, riprendo in mano la Fuji, gli sto mettendo l'aggancio per lo spallaccio. E lo so, magari vi stai chiedendo, ma comprare due attacchi? No, in realtà ne ho 5-6 a casa. Mi sono dimenticato di metterlo sulla Canon perché pensavo di utilizzarla solo con il treppiede. Tutto lì. Io sono pronto per il rientro. Questo è un posto fantastico da tornare, sicuramente con Flavio. E scendiamo, stando un po' attenti perché è umido e si rischia di fare dei bei voli. Durante il rientro ho deciso di utilizzare esclusivamente la Fuji X4 per questione di praticità e perché il percorso meritava un po' di attenzione. Ma il percorso comunque non è né pericoloso né difficile, basta solo avere gli scarponcini giusti ed evitare di farlo con la pioggia. E confidavo nel concludere questa uscita fotografica fotografando qualche bel spot che avevo individuato durante l'andata. Mi immaginavo che tornando indietro avrei visto degli spot molto interessanti da fotografare. Qui ad esempio sono in una zona che è in ombra, quindi è perfetta per fare una lunga esposizione. Ho già preparato tutto, la EOS R5 con il kit filtri da 6-9 stop e penso di stare sui 15-10 secondi di esposizione. Qui dietro invece ho il ponticello che dopo dovrò passare. Sembra far paura, ma in realtà è molto solido e sicuro. Qui c'è da dire una cosa, ho realizzato lo stesso scatto utilizzando due parametri differenti, una foto con un tempo di scatto molto lungo e una con un tempo di scatto più veloce. E ti ho messo qui tutte e due le foto e voglio capire assieme a te quale foto tra le due rende meglio.
Io onestamente preferisco quella alla sinistra, con il tempo leggermente più veloce, perché secondo me dà più senso di dinamicità. Molto bello. E con queste ultime riprese ti ringrazio di avermi seguito in questa uscita fotografica. Attendo ovviamente il tuo feedback su quale tra le due foto preferisci. Se invece ti interessa fare questo percorso, l'unico consiglio che ti posso dare è di evitare di farlo se piove o ha piovuto veramente da poco, perché ci sono dei passaggi che ti potrebbero mettere in difficoltà e l'importante è fare sempre tutto in sicurezza. Ciao da Alessio.